a sé schiaccia con la pallina che termina in rete e il gol che viene assegnato a Alex Mount. Un lieve aumento delle occasioni da gol, siamo partiti abbastanza contratti. Ora Paghi al centro e la pallina va in porta. Stefano Paghi ha fatto gioire per la seconda volta la formazione di casa, 2-0. Muglia, conclusione che va in rete, che va in gol, è quella del Bassano. Quindi è Coi Grau che dimezza lo svantaggio. Quindi risultato di 2-1. Mettere in possesso la squadra di casa, 15 secondi per andare alla conclusione. Prova a far proseguire per Nacevic, intervento da cartellino blu. La richiesta di Nacevic di fallo diventa un cartellino blu. Due pari, pareggia il Bassano, realizza Coi Grau il tiro diretto. Ancora Bassano, termina a terra. Termina a terra Mario Rodriguez, c'è la richiesta di parlare con l'arbitro di Coi Grau, cartellino blu. Pablo Saavedra va a realizzare. Pablo Saavedra in rete, 3-2. Stoccata la parata e va in rete Mario Rodriguez. Un po' di spazio. Ancora la conclusione ribattuta dalla difesa maremmana. E c'è il gol di Muglia per l'immediato 4-3. Manca il tiro, Coi Grau, riparte Lady Fox 2-1. Il tocco con il pattino e quello, se non ho visto male, di Amato, ed è rigore per Lady Fox. Una marcatura personalizzata, ha qualche fallo anche da spendere la formazione biancorossa, che ora mira a mantenere il possesso. Mario Rodriguez toccato, cartellino blu per Cancella sotto gli occhi del direttore di gara. Con il tiro libero vediamo se sceglierà di tirare o no. Ed è 5-3 la rete di Pablo Saavedra. Cartellino blu intanto con questo intervento su Coi Grau. ...5-4 Coi Grau, pallina a 2, Saavedra contro... C'è cartellino blu per Coi Grau che ha caricato Saavedra alle spalle. Allora nuovamente tiro diretto che Saavedra sceglie giustamente questa volta di non andare a tirare, perché 7 secondi terminano e termina l'incontro.